È sempre delicata la situazione incendi nella Val Noce. Squadre AIB e vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione, soprattutto a protezione delle abitazioni. Allora, ieri sera nella zona alta di Scrivanda, della borgata Scrivanda, si è sviluppato più grosso l'incendio. Dopo cena una grossa squadra di volontari AIB sono andati su per cercare di pulire tutta la strada attorno che esiste, e in modo da che se arrivava sulla strada si poteva fermare o rallentare. Poi questa mattina l'incendio non era spento, sono ripartiti i volontari, adesso ci saranno su 25 volontari AIB più vigili del fuoco e stanno spegnendo il fuoco. Però pochi, mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, hanno dovuto togliersi perché rimaneva pericoloso, li hanno spostati sui lati nelle strade. La situazione è quella che comunque c'è da giorni a questa parte, abbiamo squadre AIB, squadre di volontari di vigili del fuoco e squadre di permanenti vigili del fuoco che stanno monitorando la zona e sono nei posti nevralgici dove poter comunque fermare casomai dovesse andare avanti e propagarsi l'incendio. Dobbiamo approfittare di queste ore perché ieri sera il rifugio è stato salvato grazie a dei ragazzi del paese, grazie ai vigili del fuoco che hanno difeso con le unghie e con i denti il rifugio. Lì addirittura il fuoco è arrivato nel cortile del rifugio, sono riusciti a contenerlo. Il fuoco si è diretto a sud, sta dirigendosi verso la borgata di Cantalupa della Scrivanda, ma c'è anche il rischio che devi a destra verso la montagna che separa Cantalupa dal Talucco, e quindi prima o poi salga in cresta e attacchi praticamente il bosco dell'Impero, che è costituito solo da alpini, che sono una risorsa del comune di Pinerolo. Fortunatamente le condizioni atmosferiche hanno consentito nel primo pomeriggio di oggi l'intervento dei mezzi di volo, gli unici in grado di arginare realmente le fiamme. Decisamente si è aperto il cielo, c'è stato un pochino d'aria, quella che ci auspicavamo ieri, quindi non troppa da alimentare gli eventuali focolai ancora accesi, permette agli elicotteri di volare bene. Abbiamo avuto la disponibilità qualche minuto fa di un secondo elicottero che sta operando sul fronte di Cantalupa e soprattutto dell'Erickson, che ha una grande quantità d'acqua e riesce ad affrontare quelli più grossi che sono ancora nella parte alta. Quindi oggi è una buona giornata, spero che sia una giornata decisiva, credo che lo sia. Intanto abbiamo individuato una zona idonea per poter lavorare con l'elicottero. Alcune persone della popolazione avevano un mezzo a disposizione, abbiamo fatto spianare un pochettino il campo per poter montare due vasche, una più grande e una più piccola, in modo da poter utilizzare fino a due elicotteri nella speranza che potessero venire. È successo, il tempo si sta mantenendo buono, stanno lavorando in effetti tre elicotteri in questo momento tra Cumiana e Cantalupa, e quindi speriamo che sia la giornata della svolta. Elicotteri Canadair sono attualmente al lavoro per spegnere le fiamme, che hanno nel frattempo raggiunto un fronte superiore ai 6 km. Particolarmente deciso il sindaco di Cantalupa, che si augura per i responsabili di questo disastro un trattamento idoneo da parte della giustizia. Di chi ha piccato il fuoco io lo considero un gesto terroristico e quindi mi auguro che il carabiniere e la magistratura, come si battono con durezza nei confronti dei terroristi, quelli comuni, abbiano anche il coraggio, la forza e la volontà di combattere il terrorismo che distrugge dei territori e che quindi crea problemi alla vita dei cittadini almeno per i prossimi 20 anni.